Antonio Purri, candidato a sindaco per la lista numero 1, guardavano il movimento. Come mai la scelta di correre da soli? Ma guardi, noi non era una scelta preventivata, si era pensato sin dall'inizio, e cioè da quando è caduta l'amministrazione con le dimissioni del sindaco architetto Giuseppe Tedesco, noi abbiamo sempre pensato e sperato di fare un discorso di ampie convergenze, di ampie alleanze. Se lei si ricorda, i primi di marzo, mi pare intorno al 10-12 marzo, noi abbiamo fatto un documento, un gruppo di persone, una ventina, 20-30 persone, abbiamo costituito un comitato, comitato 26 maggio, che appunto mirava a fare un discorso che andasse al di là dei partiti, quindi al di là della politica, al di là delle singole candidature, delle singole posizioni, per trovare ampie convergenze e quindi puntare casomai a una lista unica, quindi a una lista che rappresentasse un po' tutti gli interessi di Guardavalle, partendo chiaramente dalla marina per finire alla montagna, e di conseguenza si sperava che su questo discorso di puntare su una lista unica si potesse creare un'aggregazione ampia che potesse in questo momento di difficoltà rappresentare veramente gli interessi di tutti i guardavallesi. Purtroppo questo non è stato possibile perché le risposte a questo movimento non ci sono state né da parte del PD né da parte del PDL, anche se noi fondamentalmente siamo, come lei sa, un partito di centro, parecchi di noi sono espressione dell'UDC, quindi un'aggregazione di centro, e però visto che non arrivavano risposte, non arrivavano convergenze, non arrivavano significative situazioni dove si potesse in qualche modo cercare di raggruppare un po' tutti per mirare a un progetto unico per questo paese, e allora il discorso caduto, è chiaro che siamo stati nei fatti quasi costretti a scendere in campo e quindi a fare una formazione noi da soli, ma noi da soli per modo di dire, perché poi nella sostanza noi abbiamo avuto convergenze a questo movimento che abbiamo creato, e quindi creando appunto sta lista che si chiama Guardavalli Movimento, abbiamo avuto convergenze sia da parte di espressioni del centrodestra che da parte del centrosinistra. Abbiamo rappresentanti un po' di tutti i ceti sociali, di tutte le arti e professioni. Quindi abbiamo messo in piedi una lista capace di rappresentare effettivamente quelli che sono poi i progetti, gli obiettivi che questo paese ha bisogno e che sicuramente ci prefiggiamo di poter raggiungere qualche risultato. Il primo atto amministrativo in caso di vittoria. Ma guardi, gli atti sono tanti perché questo paese è in grosse difficoltà, è in grosse difficoltà, e quindi bisogna mettere in mano sin da subito, nel momento in cui si arriverà al 28 di maggio, bisogna mettere mano subito ad affrontare le problematiche sul tappeto. I problemi, come lei ben conosce, sono tanti e vanno intanto per un discorso che punta a migliorare la qualità della vita in questo paese, quindi parliamo di pulizie, parliamo di acqua, parliamo chiaramente di affrontare le emergenze che si sono verificate anche con il discorso della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente. Come lei sa, c'è una delibera da parte della commissione straordinaria dei commissari, del commissario prefettizio, che ha dichiarato il dissesto, e di conseguenza bisogna fronteggiare, specialmente sotto l'aspetto economico, per cercare di alleviare per quanto più possibile, i problemi sui cittadini. La situazione è grave, è difficile. Come noi vedremo nei prossimi mesi, le difficoltà aumenteranno per le famiglie di Guardavalle, e noi puntiamo a creare condizioni che mirino in effetti ad alleviare per quanto più possibile questa situazione di disagio e di difficoltà. Le tariffe sono state un pochino tutte portate al massimo perché in sostanza con il dissesto finanziario dell'ente significa che i servizi in termini di bilancio devono essere poi pianificati e quindi uguagliati, e di conseguenza se un servizio al comune costa 10 è chiaro che bisogna avere incassi per 10. In merito al ricorso al TAR da parte del Partito Democratico. Ma guarda, il ricorso al TAR, per la verità io sono stato anche uno dei firmatari di questo ricorso. Perché intanto bisogna partire un attimino dall'inizio. Questo comune è stato dichiarato, con delibera del commissario prefettizio, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'ente. Dissesto significa fallimento del comune.
Per questo fallimento chiaramente ci stanno delle responsabilità. Io credo che queste responsabilità vanno un pochino distribuite un po' su tutti gli amministratori che Guardavalle ha avuto in questi ultimi anni. Chiaramente me compreso, io ho amministrato Guardavalle come sindaco dal 2001 al 2003 per circa 30 mesi e anch'io sicuramente avrò lasciato alcuni debiti. Per la verità in misura molto molto piccola, molto molto ridotta rispetto a quelli che sono i debiti che ho già il comune di Guardavalle. Bisogna sostanzialmente fronteggiare questa situazione. Nel momento in cui il PD ha presentato questo ricorso io mi sono associato, ma per un motivo molto semplice. Uno, perché io ho sempre dichiarato insieme al mio gruppo, insieme al mio partito, insieme ad altri consiglieri di essere contrario alla dichiarazione di dissesto finanziario. E perché questo? Perché noi come amministrazione, con il sindaco Giuseppe Tedesco, io però ricoprivo la carica di vice sindaco, io ho sempre sostenuto che nonostante le difficoltà che Guardavalle ha avuto in questi anni e che ha tuttora oggi, bisognava fare un atto che andasse nella direzione di fronteggiare la problematica, quindi di fronteggiare questa emergenza. I debiti ci sono delle responsabilità, io ritengo anche gravi da parte di alcuni amministratori, specialmente di coloro i quali hanno amministrato Guardavalle dal 2006 al 2011, dove poi si è creata questa massa debitoria più considerevole, e però noi moralmente di fronte all'opinione pubblica avremmo dovuto affrontare questo problema. Sono un pochino cambiate le cose rispetto agli anni passati, rispetto all'ultimo o al penultimo dissesto che c'è stato qua a Guardavalle, quando il comune poteva attingere a dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e dove nella sostanza la Cassa Depositi e Prestiti dava facilmente questi mutui a fronteggiare poi quella che era la massa debitoria del comune. Oggi questo è un po' cambiato perché le risorse le deve reperire il comune stesso, quindi all'interno dell'ente, quindi alienando eventualmente immobili e trovando altre forme per incentivare e incrementare quelle che sono le entrate. Questo significa chiaramente che le tariffe debbono essere adeguate, ma io avevo già proposto da vice sindaco nella giunta che poi si è dissolta con le dimissioni del sindaco, che ancora per la verità non siamo riusciti a capire perché si è dimesso, non ha dato nessuna spiegazione di questo, ma io ho sostenuto che noi dovevamo moralmente fronteggiare, quindi cercare in qualche misura di dare delle risposte, quando meno bisognava fare il tentativo per risolvere questo problema o comunque per affrontarlo. Invece il sindaco ha gettato la spugna e di conseguenza non siamo neanche riusciti a dire ai cittadini, alla gente, alla popolazione, a tutti coloro i quali hanno interesse in questo paese, a dire quello che si voleva o si poteva fare. Questo coraggio non c'è stato da parte del sindaco e io chiaramente, avendo sempre sostenuto e dichiarato di essere contro il dissesto finanziario perché comprendo e capisco quali sono le difficoltà e i problemi che i guardavallesi avremo negli anni a venire, è chiaro che io sono stato per alcuni aspetti costretto, dando seguito a quella che è la mia coscienza, per dire che in effetti bisogna fronteggiare e quindi si poteva in qualche modo cercare quantomeno di evitare questa situazione e quindi questa dichiarazione del dissesto finanziario. Il ricorso è stato, come dire, è stato proposto al TAR, il TAR in prima battuta non ha accettato la sospensiva e ha rinviato al merito al 14 gennaio. Io non lo so se essere fiducioso o meno, intanto l'iter è già stato avviato, è stato nominato il dottore Giordano commissario straordinario per quanto riguarda la gestione del dissesto, anche se ci sono delle varie possibilità, perché il fondo di rotazione, l'ultimo decreto legislativo 35/2013 dà alcune possibilità al comune per accedere anche a dei mutui, anche se non rappresentano mutui a scopo di investimento, però il comune può attingere con mutui trentennali che chiaramente bisognerà in ogni caso pagare a tassi molto agevolati e di conseguenza un po' alienando alcuni immobili, un po' cercando di attivare qualche mutuo, a mio avviso si poteva fronteggiare questa situazione e di conseguenza si poteva puntare a un piano di riequilibrio finanziario, cosa che alcuni comuni in Calabria hanno fatto, l'ha fatto Reggio Calabria, l'ha fatto Soverato, che
Soverato si parla di oltre 23 milioni di euro di debiti, l'ha fatto Chiaravalle, stanno procedendo, quindi altri comuni in Calabria hanno adoperato questo sistema, questa metodologia. Io credo che Guardavalle poteva sicuramente tentare di mettere in piedi una strategia che puntava appunto ad evitare la dichiarazione di sé. Io mi ero anche dichiarato disponibile ad assumermi responsabilità se il sindaco non avesse avuto sta volontà o sta capacità, perché io ho detto e sostenuto che il sindaco è stato inadeguato a fronteggiare le emergenze di Guardavalle, però non mi è stata data la possibilità per cercare in qualche modo, assumendomi chiaramente responsabilità anche personali dirette da vice sindaco, a tentare di dare un minimo di soluzione. Come intende gestire la fascia a mare? Ma guarda, il problema della fascia a mare è molto semplice. Io stesso ho relazionato in Consiglio Comunale l'anno scorso, presentando il piano delle alineazioni, puntando sempre a quel discorso che dicevo prima per fronteggiare quelle che sono le emergenze, quindi i debiti del Comune. Avevamo detto che la fascia a mare si poteva in qualche modo utilizzare come? Non mantenendo quella situazione per come ormai da oltre 20 anni, 25 anni si trova, ma cercando di renderla in qualche modo produttiva. Noi sappiamo che abbiamo una bella pineta, abbiamo una bella fascia molto ampia, non è possibile chiaramente edificare perché è un'area vincolata, soggetta a nulla osta paesaggistica ambientale, è un'area dove ci sono le dune e quindi ci sono i vincoli per le aree SIC, però si poteva in quell'area cercare di dare eventualmente delle concessioni, anche concessioni per un quinquennio o decennali, e quindi incamerare delle somme e dare in gestione quella fascia a dei privati. Chiaramente i privati non in termini di acquisto ma in termini di utilizzazione potevano fare delle strutture mobili, quindi strutture non fisse, strutture precarie o comunque smontabili, e cercando di dare un minimo di gestionalità a quella situazione. Continuare a mantenere per oltre 20, 25, 30 anni quella situazione in quelle condizioni per il comune, per i cittadini, per questo non rende nulla. Quindi bisogna, a mio avviso, cercare in un contesto più generale, perché noi puntiamo ad incrementare il discorso e quindi dare seguito a quello che è lo sviluppo sul piano spiaggia, vedremo come eventualmente prolungare il lungomare, perché il lungomare è chiaro che non si deve fermare solamente al tratto già realizzato, ma deve avere degli sbocchi sia verso Monasterace che verso Santa Caterina, quindi potenziando la viabilità e la struttura, chiaramente non creando cemento armato, non creando muri, ma creando una vivibilità dell'intera fascia, quindi aggregando un po' quella che è la situazione turistico-ambientale, turistico-paesaggistica, quindi incrementando quelle che sono le attività che possono ospitare al meglio i turisti che vengono, nonché i cittadini di Guardavalle, e quindi rendere fruibile e partecipata anche quella vasta area sotto ferrovia. Chiaramente non diciamo che quell'area va utilizzata in termini di edificazione, in termini di edificabilità, ma vanno create strutture di tipo carattere stagionale, tipo smontabile, per rendere maggiormente fruibile l'intera fascia, in un contesto chiaramente più concreto, che dia maggiori possibilità un po' a tutti coloro i quali intendono durante il periodo estivo frequentare quella zona, quella fascia. Una soluzione per il problema spazzatura? Guardi, il problema spazzatura è un problema che non riguarda solamente Guardavalle, ma come lei sa, ben conosce, è un problema che riguarda un po' tutta la Calabria, per non dire che abbiamo visto negli anni passati anche in Italia c'è questa situazione di emergenza. Il problema è che abbiamo poche discariche, poco funzionanti, inceneritori non se ne vogliono fare, perché mi pare che da parte del governo centrale e della regione non c'è sta volontà o sta disponibilità ad incrementare inceneritori, di conseguenza individuare, reperire e creare aree che possono sostanzialmente ospitare, quindi aree idonee che consentono poi lo smaltimento dei rifiuti, diventa sempre più problematica. È chiaro che noi dovremo dare delle soluzioni, intanto cercando di creare degli spazi e delle aree esterne all'abitato, e quindi cercare di contenere quello che è lo smaltimento dei rifiuti, puntare a razionalizzare quello che è il discorso della differenziata, provvedendo a smaltire quello che è il discorso dell'UNT, che poi è la parte più consistente, più considerevole e più pesante, quindi cercando di smaltire in maniera diversa e di conseguenza creando anche qualche isola ecologica. Io avevo già individuato in passato, l'anno scorso, due aree, una in paese e una in marina, avevamo come amministrazione puntato su queste due aree che
consentissero di tenere pulito il paese e quindi di portare in un'area per poi poterla smaltire nelle discariche regolarmente autorizzate. Puntare su un discorso differenziato è chiaro che significa diminuire i costi, aumentare quello che è il grado di vivibilità del paese e sicuramente far risparmiare qualcosa anche ai cittadini. Questo è un discorso, un progetto che noi abbiamo in mente, abbiamo idee chiare per quanto riguarda e per quanto concerne l'aspetto TARSU e di conseguenza puntiamo a un discorso di rinnovare completamente quella che è la procedura per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il 26 e 27 maggio, perché votare la lista Guardavalle in Movimento? Guarda, intanto perché Guardavalle da un po' di anni si è fermato ed ecco che da qui nasce il nome Guardavalle in Movimento. Quindi bisogna riprendere il cammino in questo paese e da questo paese, perché Guardavalle negli anni passati è stato punto di riferimento per tanti altri comuni della zona e uno dei comuni più grossi sia in termini di popolazione che di territorio. Abbiamo 4.940 abitanti e abbiamo 60,4 di superficie, di conseguenza è chiaro che è un comune che è molto prestigioso. Purtroppo negli anni questo aspetto è un po' andato in decadenza. Noi vogliamo riprendere questo cammino, ecco che dicevo prima Guardavalle in Movimento per questo motivo, perché noi dobbiamo uscire dall'impasse in cui ci troviamo. Noi ci siamo bloccati oramai da un po' di anni e noi vogliamo riprendere questo discorso. Abbiamo le idee chiare, abbiamo capito qual è la malattia di questo paese, stiamo cercando di dare una terapia, di dare delle medicine perché questo paese si possa in qualche modo riprendere. Ed ecco perché Guardavalle ha bisogno di una lista come la nostra, perché è una lista ben rappresentata, rappresentativa, e quindi ci sono tutte le potenzialità. Votando la lista numero uno, quindi Guardavalle in Movimento, riteniamo che Guardavalle possa fare dei passi veramente veloci per cercare di mettersi al passo con gli altri comuni della zona, con gli altri paesi, e quindi mirando a un discorso di progresso e di civiltà. Ci presenti i candidati della lista Guardavalle in Movimento? E allora, Guardavalle in Movimento, intanto è composta dal sottoscritto che ricopre la carica di candidato a sindaco, Antonio Burri, e poi abbiamo delle espressioni molto, molto importanti. C'è il ragioniere Agazio Barletta, è un commercialista che opera nella zona da tanti anni, ha uno studio commerciale a Guardavalle, quindi una persona molto esperta, molto, molto capace. Abbiamo Gela Ciantoni, che è un ragazzo che è di Elcellave, quindi rappresenta sostanzialmente la montagna, è un operaio, figlio di operai forestali, si interessa un po' di quelle che sono le problematiche, è stato anche molto attivo negli ultimi anni quando si è creata qualche situazione verso il Faggio Grande, eccetera, si è organizzato un qualcosa, lui è stato un ragazzo operativo. Poi abbiamo Menniti Maria Assunti, che è una ragazza e biologa, figlia del nostro carissimo amico maresciallo Bertoldo Menniti, è una ragazza che lavora all'Arpecal, molto esperta, esperto per quanto riguarda il mare, per quanto riguarda il discorso delle tartarughe, insomma è una biologa molto molto esperta, e poi fa parte di diverse associazioni, del Vice, eccetera, quindi rappresentativa per Guardavalle Centro dove lei abita. Poi abbiamo il dottor Giuseppe Montepone, che è stato già amministratore negli anni passati, medico cardiologo di Guardavalle. Abbiamo il dottor Vincenzo Passarelli, che lavora presso il comune di Olivadi, è chiaramente responsabile dell'area economico-finanziaria dell'ente, quindi è un commercialista pure lui, una persona molto, molto capace, è stato nell'ultima amministrazione presidente del consiglio comunale. Poi abbiamo il maestro Cesare Litano, che è il professore, insegna musica, è il maestro della locale banda di Guardavalle, quindi insegna anche alla scuola Guardavalle, quindi è inserito molto bene nel contesto del paese. E infine, non perché è ultima chiaramente, ma abbiamo Mary Litano, che è una ragazza che è volenterosa, una ragazza molto molto capace, si interessa dei problemi della scuola, è anche rappresentante nel consiglio d'istituto, quindi responsabile dei genitori, è una ragazza molto molto attiva. Quindi, come lei vede, è una lista che comprende un po' tutti i ceti di Guardavalle, un po' tutte le espressioni, e quindi è una lista che ha le potenzialità e le capacità di poter veramente affrontare le problematiche che oggi ha Guardavalle e quindi dare delle risposte certamente positive.